Gli sviluppi dell'inchiesta sulla sanità in Campania e sugli elementi di criticità emersi sulle procedure di aggiudicazione e di esecuzione e su altre gare indette nel periodo di emergenza, per la quale risulta iscritto nel registro degli indagati per turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture il consigliere regionale Luca Cascone, insieme con Ciro Verdoliva, manager della ASL Napoli 1. Corrado Cucurullo, presidente della Soresa, la centrale regionale per gli acquisti, e Roberta Santaniello, componente della unità di crisi regionale e del gabinetto della Giunta per la protezione civile. Il filone di indagine riguarda l'appalto da 18 milioni per la realizzazione degli ospedali modulati anti-Covid di Ponticelli, a Napoli, a Salerno e a Caserta. Il consigliere Cascone si sta preparando per essere ascoltato dagli inquirenti. Abbiamo chiesto di essere ascoltati, fa sapere l'avvocato cecchino cacciatore legale del consigliere regionale, all'inizio della prossima settimana formalizzeremo istanza di essere ascoltati. Intanto i consulenti della Procura hanno completato la copia forense dei dispositivi sequestrati a Cascone. Intanto dall'inchiesta di fanpage.it sugli appalti per l'emergenza Covid in Campania emerge il ruolo del consigliere regionale che ha avuto contatti diretti con le aziende che erano interessate a vendere attrezzature sanitarie alla regione. Lo riferisce a fanpage Marcello Taglialatela, presidente dell'associazione Campo Sud ed ex assessore della Regione Campania ed ex parlamentare. Io ho ricevuto in modo anonimo, dice Taglialatela, una serie di mail che dimostrano come le aziende che erano interessate a fornire attrezzature alla Regione Campania avessero come interlocuzione per le gare d'appalto non l'ente preposto, ovvero Soresa, ma il consigliere regionale Luca Cascone. Cascone, continua a tagliare la tela, non aveva assolutamente nessun titolo, nessuna autorizzazione a svolgere una vera e propria attività di intermediazione.